Qui non si vede molto bene il sottotitolo. Il profeta Sofonia, il sottotitolo è Dies Irae, Dies Illa, perché come vedremo, sono proprio i versetti del profeta Sofonia ad aver ispirato la sequenza, non so chi di voi la conosce, Dies Irae, che si cantava in gregoriano a tutti i funerali fino a prima della riforma liturgica. Una sequenza molto bella, molto forte, troppo frettolosamente messa in soffitta, che accentua in maniera molto forte il giudizio di Dio. Ecco, quindi vedremo anche il linguaggio di Sofonia, subito dopo la sua breve presentazione, non vi faccio nessuna anteprima, insomma, lo sentiremo poi dalle sue stesse parole. Ecco, e andiamo subito a vedere i dati biografici del profeta, che sono i seguenti. Numero uno, nasce nel VII secolo, in data imprecisata. Lui profetizza al tempo di Giosia, re di Giuda, tra il 640 e il 609 a.C. Ancora, l'etimologia del nome è colui che Dio protegge. Allora, stante al fatto che il libro comincia in maniera anomala perché lui ci dà una piccola sua genealogia in cui nomina tra i suoi avi un certo Ezechia. Chiaramente questo Ezechia potrebbe essere il re Ezechia. È probabile che sia lui. E quindi potrebbe essere un discendente del re Ezechia. La sua predicazione, vedete il periodo, no? Siamo poco prima e della fine del regno di Assiria. Sapete, vi ricordo che Ninive è stata distrutta nel 600, nel 620. Quindi, in quel tempo, nel periodo della dominazione assira, quindi poco prima poi della distruzione del Tempio di Gerusalemme, poi lo vedremo con Ageo, che è sempre, vi ricordo, sempre nel 589 a.C. C'era stato un forte rilassamento religioso e una grande corruzione del popolo, che era andato dietro agli idoli dei culti pagani, sia assiri che cananei. E quindi la predicazione di Sofonia, molto forte, tipicamente profetica, è una predicazione di conversione e di minaccia di gravi castighi, appunto a causa dell'abbandono da parte di Israele dell'osservanza della legge di Mosè e del largo diffondersi dei culti pagani. Ora proseguiamo. La struttura del libro. Il libro ha soltanto tre capitoli, suddistinti però in quattro parti. La prima parte, che poi leggeremo con molta attenzione in un ampio stralcio, il giorno del Signore. Tema del giorno del Signore. Ricordate sempre che nella letteratura profetica il giorno del Signore è un giorno tremendo, un giorno in cui il Signore stende la sua mano e pone fine al dilagare dell'iniquità alla sua maniera, quindi in maniera molto molto forte, per una restaurazione, d'accordo? Il giorno del Signore di cui parla Sofonia sembra essere il giorno ultimo, il giorno escatologico, tant'è vero che poi dalla liturgia della Chiesa, nell'inno di Essire, l'applicazione che viene fatta di queste parole di Sofonia è per il giudizio finale, per il giudizio universale, quando saranno divisi definitivamente i buoni dai cattivi e quando, dopo la misericordia, il Signore si manifesterà come giudice rigoroso. La seconda parte, oracoli contro le nazioni straniere, contiene appunto gli oracoli contro le cause della perversione di Israele, cioè contro gli Assiri e contro i Cananei in particolare. La terza invece, oracoli contro Gerusalemme, perché se è vero che noi siamo pervertiti a causa delle tentazioni,
È anche vero che noi le tentazioni le assecondiamo, quindi dobbiamo essere rimproverati di essere andati dietro alle tentazioni, e così fa. E la quarta parte, qui c'è un errore, non sono i brani scelti, se non ricordo male, c'è una promessa, chiudono sempre in bene i libri profetici, di restaurazione. Invece i brani scelti li andiamo adesso rapidamente subito a vedere, cominciando dal famoso Dies Irae, quindi leggeremo i versetti 2 e 3 e poi i 14-18, che sono quelli che hanno appunto maggiormente ispirata la sequenza poi fatta propria dalla Chiesa. Allora, vedete la breve genealogia anomala che fa? Parola del Signore che fu rivolta a Sofonia, figlio di Cusi, figlio di Godolia, figlio di Amaria, figlio di Ezechia, vedete al tempo di Giosia, figlio di Amor e di Giuda. Guardate, poi comincia. Tutto farò sparire dalla terra, quindi, oracolo del Signore, quindi comincia. Distruggerò uomini e bestie, distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, farò inciampare i malvagi, eliminerò l'uomo dalla terra. Oracolo del Signore. Saltiamo un'ampia parte. È vicino il grande giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi una voce, amaro è il giorno del Signore, anche un prodo lo grida. Ed ecco qui le Dies Irae, Dies Illa. Giorno d'ira quel giorno, che è la traduzione letterale. Giorno di angoscia e afflizione, giorno di rovina e sterminio, giorno di tenebra e di oscurità, giorno di nube e di caligine, giorno di suono, di corno e di grido di guerra sulle città fortificate e sulle torri elevate. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. Infatti la sequenza liturgica della Chiesa, Dies Irae, Dies Illa, solvet saeclum in favilla, quindi distrugge questo mondo in una sola scintilla, insomma, in un battito d'occhio, teste David cum Sibilla. L'avete mai sentito il Dies Irae cantate? Non avete mai sentito? Ah, dovete comprarvi, ci dico, la messa da Requiem di Mozart, che il Dies Irae di Mozart è veramente un capolavoro della musica di tutti i tempi, molto molto forte. Allora, queste parole noi dobbiamo prendere per quelle che sono. Tenete però sempre presente una cosa. Poi si capisce dall'insieme del testo, specialmente da alcuni brani che leggeremo. Queste parole così severe riguardano sempre i peccatori impenitenti. Quindi, quando noi le ascoltiamo, non dobbiamo assolutamente, come dire, se stiamo in condizioni di non agitarsi, non dobbiamo assolutamente agitarci o spaventarci o terrorizzarci o inquietarci o angosciarci. Perché metterò gli uomini in angoscia. E cammineranno come ciechi perché hanno peccato contro il Signore. Quindi qui si tratta di persone che hanno perseverato nel peccato e si sono ostinate nel peccato usque ad finem, come accennavo nell'omelia di questa sera, che Dio abbia una volontà salvifica è assolutamente indubbio. Questo è attestato anche da tutta la letteratura profetica, nonostante che ci troviamo nell'Antico Testamento, perché vedremo anche qui. Ormai l'abbiamo fatti quasi tutti, non esiste libro profetico, neanche i più duri, i più severi, che non abbiano almeno un paragrafetto, almeno una sezione dedicata alle promesse di conversione, ai momenti in cui Dio offre la sua mano, offre una chance, dà alle persone comunque la possibilità del cambiamento. Quindi certamente il linguaggio è crudo ed è duro, però non è molto diverso dalla frase che Gesù disse a Santa Faustina: chi non vuole passare per le porte della mia misericordia deve passare per le porte della mia giustizia. In una delle due porte bisogna passarci.
Gesù dice: le porte della mia misericordia sono aperte sempre, le porte della mia giustizia sono chiuse e le apro solo quando sono costretto, ma se sono costretto le apro. Quindi io adesso vi invito, arriviamo anche un pochino al tempo di Pasqua, no? A prendere molto sul serio la gravità, la serietà e anche le parole delle liturgie che andremo a celebrare. Pensate per esempio alla liturgia del Venerdì Santo, quando durante l'adorazione della croce si cantano i lamenti del Signore, tratti dal libro delle lamentazioni del profeta Geremia. Dice: ma popolo mio, ma io che male ti ho fatto? Che altro avrei dovuto fare per te? Ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho portato nella terra promessa, ti ho ricolmato di beni, di grazie, di benedizioni, ma tu come mi hai risposto? Dimmi tu, cos'altro mi devo inventare? Ma non è un caso chiaramente, no, che questo brano venga proclamato durante l'adorazione della croce, proprio nel momento in cui la Chiesa sta celebrando la morte del Signore. Cioè, cos'altro poteva fare il Padre Eterno più di quello? E più di quello che fa? Cioè, dalla parte sua è stato fatto veramente tutto. E la cosa veramente drammatica, veramente tragica, veramente sconcertante è che nonostante questo tutto ci sarà per più di qualcuno il dovere di ascoltare queste parole. Mistero grande, però mistero che come sempre ci riporta alla realtà del nostro libero arbitrio, anche in questi giorni che sono stato fuori. Per una serie di circostanze contingenti, sia di contenuti che mi erano stati dati, sia insomma di argomenti che sono stati affrontati, ho dovuto di nuovo ripensare alla serietà del libero arbitrio e di come purtroppo le scelte dell'uomo reali. Uno non dovrebbe stupirsi, perché basta che uno considera seriamente l'inferno, perché l'inferno non è voluto da Dio con volontà positiva, perché Dio non vorrebbe vedere quelle cose e quelle mostruosità. E quindi questo vale per tante altre piccole situazioni. Ho dovuto riparlare, no, non mi ricordo dove e perché, delle apparizioni mariane, un tema drammatico. Cioè, ho dovuto, scherzando, ridire una cosa che ho detto durante la conferenza di Gadigal Abandal. Allora, la Madonna non sa più cosa inventarsi. D'accordo? In alcune parti è riuscita a far riconoscere le apparizioni. Solo che riconoscono le apparizioni e poi non fanno quello che dice. Perché Fatima l'hanno riconosciuta. A Fatima ha detto due o tre cose. Non l'hanno fatta nessuna. Consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. Nessuno l'ha fatto. Rivelare il terzo segreto nel 1960. Nessuno l'ha fatto. Allora? E divulgare e far consacrare più persone possibili al cuore immacolato di Maria, la pratica dei 5 sabati del mese, pochissimi lo fanno. Approvano le apparizioni di Amsterdam, vedete i misteri della fede, dove la Madonna chiede il quinto dogma e insegna la preghiera alla Signora di tutti i popoli, preghiera che bisogna possibilmente dire tutti i giorni. La Madonna insegna una preghiera usando alcune espressioni. Espressioni certamente di non semplice comprensione, ma tutta la Bibbia ha espressioni di non semplice comprensione che devono essere decodificate. Quindi che la Madonna si esprima in termini un po' criptici è perfettamente in sintonia con lo stile della rivelazione. Che succede? Qualcuno comincia a turbarsi, interviene ufficialmente, la congregazione della dottrina della fede ufficialmente, quindi corregge la preghiera. Grazie a Dio non è un atto che impegna il magistero solenne della Chiesa. Io da povero, non dico prete, da povero laico, faccio perché io sono anche, diceva Sant'Agostino, per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano, quindi lasciamo perdere i panni del prete. Da povero fedele e quindi obbediente, dico, ma santo cielo, hai riconosciuto l'apparizione? Sì, quindi la Madonna è apparsa? Sì, quindi la Madonna ha parlato? Sì. Ma se la Madonna ha parlato, ma perché cambi la preghiera? Lo dico da povero laico, non lo dico da prete. Perché ti ha parlato la Madonna, che te cambi la preghiera. Quindi, invece in altri posti, deserto, apparizioni rase al suolo, ghiaie di Bonate rase al suolo, Fontanelle Montichiari rase al suolo, Garabandal rase al suolo, quindi se tu ne parli, ah, ma non sono apparizioni riconosciute dalla Chiesa, quindi quando sono riconosciute, tanto lo riconoscono, poi le dice A e se fa B.
Altre non sono riconosciute. Adesso cos'altro si deve inventare la nostra cara madre del CEF? Che cos'altro deve fare? Dice poche cose a Fatima e non ascolta nessuno. Direbbe, diciamo direbbe perché sennò si scatena l'infinimondo, molte cose a Medjugorje, parla troppo, è chiacchierina. È incredibile. È incredibile. Quindi, quando noi vediamo queste cose, prima di farci venire i bollori, ah, ma no, come vanno a dire queste cose? Dio buono, misericordioso, bla 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 bla, cioè, noi dobbiamo semplicemente metterci dinanzi a questi testi. Qui c'è scritto, figuriamoci, no? Quando comincia tutto farò sparire dalla terra, se dovessi pensare che queste sono cose mie, oracolo del Signore, quindi questa è parola di Dio. E poi lo ripete in più di qualche circostanza, no? Quindi dobbiamo porci dinanzi a queste cose con estrema umiltà e con estrema serietà. Poi, come sfuggire dall'ira di Dio? Vedete, c'è sempre la possibilità. Ecco. Quindi questo non è per tutti, è per quelli che se le vogliono far dire queste parole, no? Allora. Radunatevi e raccoglietevi, è l'incipit del capitolo 2. O gente spudorata, quindi sta parlando ai peccatori, quindi a quelli che si vogliono comunque convertire. Prima che esca il decreto, quindi prima che Dio dica stop, il tempo è finito, e che il tempo finisca, non ci deve stupire, perché finisce anche il tempo della ita del re, perché al momento della morte il tempo è scaduto, finito. Quindi questa è una verità, è empirica. Prima che passi il giorno come pura, prima che piombi su di voi l'ira furiosa del Signore. Questo termine, l'ira furiosa, ricorre tantissime volte nella Bibbia, compreso il libro dell'Apocalisse, che è il Nuovo Testamento, l'ira furiosa dell'Onnipotente, si dice. Quindi quelli che dicono queste cose sono concetti strani dell'Antico Testamento. No, queste cose si trovano anche nel Nuovo Testamento, nel libro dell'Apocalisse in particolare. Quindi, prima che piombi su di voi il giorno dell'ira del Signore, il dies ire, allora, cercate il Signore, voi tutti poveri della terra che seguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Quindi, se uno cerca Dio, se uno cerca la giustizia, quindi ci prova ad osservare i suoi comandamenti, e se uno cerca soprattutto l'umiltà, l'umiltà della mente, l'umiltà della volontà e l'umiltà del cuore, sfuggirà al giorno dell'ira, perché per queste persone non è riservata l'ira, è riservata la misericordia del Signore. Potete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Quindi vedete, anche nei libri più tremendi e più severi, c'è sempre, come dire, il messaggio. Questo non riguarda a coloro che vogliono stare con il Signore e fare la sua volontà. Questi riguarda coloro che lo rifiutano e si ostinano nel rifiuto pieno, pervicace e definitivo di lui e dei suoi voleri. Che è quello che la Chiesa ha sempre detto, insegnando che Dio all'inferno non predestina nessuno, come diceva l'eretico Giovanni Calvino. Ma all'inferno ci vanno coloro che non si aprono alla grazia di Dio e rendono inefficace la sua azione salvifica e il dono della sua grazia. Ecco. Poi c'è un rimprovero, un monito alla durezza di cuore di Israele. Ecco. Perché l'ostacolo grande alla conversione è appunto la durezza del cuore. Quindi 3, 1, 5. Guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime. Non ha ascoltato la voce, vedete, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. E che cosa succede quando succede? I suoi capi in mezzo ad essa sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi di sera che non hanno rosicchiato al mattino, i suoi profeti sono boriosi, uomini fraudolenti, i suoi sacerdoti profanano le cose sacre, ah, mo facciamo una bella predica, e violano la legge. In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità, ogni mattina dà il suo giudizio, come la luce che non viene mai meno, ma l'iniquo non conosce vergogna.
Ho eliminato le nazioni, le loro torri sono distrutte, ho reso deserte le loro strade, non c'è neppure un passante, sono state devastate le loro città e nessuno le abita più. Io pensavo, almeno ora mi temerà, accoglierà la correzione, così la sua abitazione non sarà colpita da tutte le punizioni che le avevo inflitta. Ma invece si sono affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione. Perciò aspettatemi, dice il Signore, quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di radunare le nazioni, di convocare i regni, di riversare su loro la mia collera, tutta la mia ira ardente, poiché dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la terra. Questi versetti sono proprio la chiave di tutto. Vorrei commentarli con voi. Allora, chi è l'ostinato nel male? Ribelle e impura, quindi la ribellione a Dio e l'impurità. Poi, che cosa fa? Non ha ascoltato la voce, perché Dio parla, ha sempre parlato e continua a parlare. Non ha accettato la correzione, perché Dio ci corregge. La correzione certamente non è cosa gradevole, è cosa dolorosa. Dicevo l'altro giorno a Trento, ho letto una bellissima frase nella sala delle suore, non c'è ancora online, non ho ancora caricata la catechesi, questa frase qua, che è la catechesi per gli adulti. Dice, se vuoi diventare santo devi soffrire un po', se vuoi essere peccatore devi soffrire molto. Ecco. Quindi certamente che la correzione provoca dolore sul momento, ma un dolore salutare, perché è finalizzata la conversione. Se tu non ascolti mai, ti ostini, perché il Signore ce le manda in tutti i modi possibili, ce le fa sentire nel cuore, con i morsi di coscienza, ti fa sentire, non so, una predica, qualcosa, ti manda uno che te lo dice bene o te lo dice male, ti suona il flauto, intona il lamento, lui ce le manda tutte, ce le manda, però, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. E che succede quando viene questa forma di chiusura totale? Ah, succede che i governanti sono leoni ruggenti, quindi noi abbiamo i governanti che ci meritiamo. I profeti sono boriosi, uomini fraudolenti, falsi profeti. I preti profanano le cose sacre e violano la legge. Ah, quindi vediamo che i preti non vanno bene, attenzione, Non dobbiamo prendercela soltanto con i preti, dobbiamo prendercela con noi, perché l'ho detto tante volte. I preti che non funzionano bene sono un castigo di Dio. Perché i preti non funzionano bene, sapete quando? Dice San Gregorio Magno, l'ho detto tante volte, ci sono due possibilità. Un prete non funziona bene o quando è peccatore lui, o quando sono peccatori i suoi destinatari. Quando è peccatore lui, chiaramente non funziona bene perché Dio non gli dà le luci e le grazie che gli darebbe se fosse giusto. E questa è grande sciagura per chi lo ascolta. Ma il più delle volte non funziona perché non funzionano i destinatari. Perché siccome la stragrande maggioranza delle persone a cui ha mandato non lo ascoltano, Dio non gli dà parola per gli altri. Sta scritto qui. Siccome la città è ribelle e impura, non ascolta la voce, non ha accettato la correzione, che te la manda a fare uno che ti corregge, se tu tanto quando sei corretto te incavoli e non ti correggi? Allora dice, non te lo mando. E ti mando uno che quando fai peccato dice, bravo, fare un altro po'. cari miei, diceva buon Don Attilio, cari miei, madre santa. Quindi, prima di stare a mormorare, a sbofonchiare, fare sempre esame di coscienza, insomma, quindi. E stare tranquilli, che se c'è stanno, adesso lo vedremo poi, mi pare che è Ageo, no? O forse addirittura è Sofonia. Eccolo, è Sofonia, vediamo l'ultimo brano, perché succede? Cioè, allora perisce il giusto col l'empio? C'è il piccolo resto, tac, vedete, c'è il resto. Dice, se uno sta il resto, quindi la maggioranza della gente ha scelto di autodannarsi, di non convertirsi, di non cosa eccetera eccetera, ma qualcuno no, per cui qualcuno no ci pensa il Padre Eterno. Quindi
Dici, ci stanno i preti cattivi, ma però io vorrei convertirmi. Ah, da qualche parte qualcuno buono arriverà, sta tranquillo. 3, 11, 18. Allora, in quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e non cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore. Un popolo umile e povero. Il resto di Israele. Quindi un piccolo resto. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te, non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, sia non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste e lontani da te. Sono la vergogna che grava su di te. Quindi capite il piano complessivo di questi tre capitoli. Giudizio severo per i peccatori impenitenti. Giudizio per la città, per il popolo di Dio che non vuole convertirsi, quindi che si ostina nel male. Possibilità di salvezza, realtà della salvezza per quel piccolo resto che, nonostante la corruzione generalizzata, desidera essere fedele al Signore. Questo è, come dire, lo schema del profeta Sofonia. Lezione quindi che vale per tutti. Beh, adesso vediamo il nostro altro amico, che è il profeta Ageo. Ancora più breve. Allora, il libro del profeta Ageo si può sottotitolare La ricostruzione del tempio, non del tempo. Allora, questo perché? Perché il profeta Ageo. Ci troviamo un pochino più avanti nel corso della storia rispetto a Sofonia. Lui è il decimo dei profeti minori e nacque e visse più avanti, nel VI secolo avanti Cristo, cioè durante il dominio persiano, in particolare sotto il regno di Dario. Vi ricordo sempre la storia, per questo che all'inizio dell'anno sono un po' petulante, ripeto sempre le stesse cose, ho detto ricordate bene lo schema storico, ogni tanto andatelo a vedere, se non si capisce niente con la predicazione dei libri profetici, no? Vi sarete accorti, spero, che il profeta predica in una situazione contingente, chiaramente con un messaggio che poi è destinato dal contingente ad ampliarsi, no? Però, se uno conosce il contesto storico, capisce meglio il messaggio del profeta, no? VI secolo avanti Cristo, quindi dopo il 589, che succede? C'è la distruzione. 586, scusate, non 589, Alzheimer, del Tempio di Gerusalemme. Poco dopo, non molti anni dopo, c'è la fine del regno di Babilonia e l'avvento del regno dei Persiani, proprio con il grande re Dario, subito dopo Artaserse. Ecco, il profeta Ageo si situa intorno al durante il regno del re Dario, tant'è vero che il suo ministero profetico si può datare dal 520 avanti Cristo in poi. In questo periodo, tenete presente che la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme avviene nel 515 avanti Cristo. Il successore di Dario, che è Ciro,
fa un atto di liberalità, rimanda in massa gli israeliti a Gerusalemme e anche grazie alla predicazione di Ageo, che adesso vedremo, che è tutto un invito da parte di Dio a mettersi, a rimboccarsi le mani per ricostruire il tempio distrutto nel 586, ricostruiranno realmente il tempio di Gerusalemme, il secondo tempio. Sapete che il tempio di Gerusalemme ci ha avuto tre strati. Il tempio di Salomone, costruito da Salomone, distrutto nel 586, questo ricostruito nel 520 sotto i protagonisti di questo libro, a cui si rivolgono esortazioni, che sono il governatore Zorobabele e il sommo sacerdote Giosia, e poi di nuovo devastato durante l'età ellenistica con le scorribande di Antioco Epifane nel secondo secolo a.C., quindi riconsacrato dai Maccabei, non è stato distrutto ma era stato profanato, e poi ristrutturato e, diciamo così, ammodernato e abbellito da Erode il Grande, quello della strage degli innocenti, poco prima di Gesù. Definitivamente distrutto nell'80 d.C., nell'80 d.C., da Tito, insieme alla distruzione di tutta Gerusalemme. E da allora il Tempio non è più stato ricostruito. C'è soltanto il basamento occidentale, il cosiddetto muro del pianto, erano le fondamenta ovest del Tempio di Gerusalemme. E tra l'altro, ora sopra, nel luogo dove era edificato il Tempio, ci stanno due moschee, tra cui la moschea di Omar, che se non ricordo male è il secondo edificio di culto più importante per l'islamismo, che è secondo soltanto alla Mecca, quindi ecco. Quindi questa è la storia travagliata del Tempio di Gerusalemme. Ora, il libro di Ageo è una grande esortazione di Dio al suo popolo, appunto di impegnarsi nella ricostruzione del tempio che Dio aveva distrutto. Il libretto, molto breve, sono soltanto due capitoli, come vedremo, è rivolto a tutto il popolo, ma in particolare al governatore della Giudea, Zorobabele, e al sommo sacerdote Giosuè. Era un'altra frase non del tutto corretta. Poi, la struttura del libro, ci sono due capitoli brevissimi e quattro discorsi. Il primo discorso è un'esortazione alla ricostruzione del Tempio. Il secondo discorso è una profezia circa la gloria futura del Tempio. Il terzo discorso, ecco, parla dell'impurità attuale del popolo e di una eventuale futura prosperità subordinata all'esecuzione dei voleri di Dio, nel caso specifico la ricostruzione del Tempio. Infine, un oracolo su Zorobabele. Diciamo, i brani scelti di questo libro sono soltanto un paio, abbastanza significativi. Il primo, la ricostruzione del Tempio. Io chiaramente scelgo sempre come brani quelli che, al di là del contesto storico contingente, hanno anche una possibilità di qualche applicazione esistenziale per la nostra esistenza. Avete capito, insomma, che ogni volta che faccio qualche incontro adopero sempre questo stile, no? Quindi, vediamo subito Ageo. Più 1 2 15. Allora, così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Allora fu rivolta per mezzo del profeta Ageo questa parola del Signore: vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ora, così dice il Signore degli eserciti: riflettete bene sul vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Così dice il Signore degli eserciti. Riflettete bene sul vostro comportamento. Salite sul monte, portate legname e ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore.
Facevate assegnamento sul molto e venne il poco. Ciò che portavate in casa io lo disperdevo. E perché? Oracolo del Signore degli eserciti, perché la mia casa è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Perciò su di voi i cieli hanno trattenuto la rugiada e anche la terra ha diminuito il suo prodotto. Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, sul grano e sul vino nuovo, sull'olio e su quanto la terra produce, sugli uomini e sugli animali e su ogni lavoro delle loro mani. Zorobabele, figlio di Saltiele, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la parola del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, secondo la volontà del Signore che lo aveva loro inviato, e il popolo ebbe timore del Signore. Vedete l'esortazione. In quella situazione storica contingente, la volontà di Dio era che si procedesse quanto prima a ricostruire il Tempio. Ora ecco il vizio capitale dell'accidia. Non è il tempo. L'accidia, ascoltavo oggi sempre l'ultima parte dell'accidia da Sky, una delle forme dell'accidia è la cosiddetta procrastinazione. Dopo, domani. Voi sapete che ci sono due forme del proverbio popolare, una santa e una pagana. Una dice non rimandare a domani quello che potresti fare oggi, e l'altra dice non rimandare a domani quello che potresti fare dopo domani. Ecco, quella dell'accidia è la numero due. Quindi, quando il Signore ci fa comprendere che bisogna lavorare un pochettino per Lui, non solo che bisogna farlo, ma bisogna farlo e presto. Il messaggio di questo capitolo è, per tutti quelli che hanno paura di dare troppo tempo al Padre Eterno, vedete cosa dice? Avete seminato? Raccogli poco. Mangi, non fino a saziarti. Bevi, non fino a inebriarti. Quindi, io non ho tempo per il Signore perché devo lavorare, devo fare questo, devo fare quell'altro, c'ho qua, c'ho qua. Allora, quando uno è giovane non c'ha tempo perché si deve dirti. Quando uno è fidanzato, voglio dire, comincia a sposarsi, non c'ha tempo perché c'è figli piccoli. Poi i figli crescono, ma non c'ha tempo perché sta nel clou del suo lavoro e deve lavorare e deve fare i soldi. D'accordo. Poi non c'ha tempo perché c'ha i nipoti, poi non c'ha tempo perché è morto. Finito. Capito? Allora, cioè, il problema è questo qui. Per il Signore, per il Padre Eterno, il tempo si deve sempre trovare, d'accordo? Perché se si trova il tempo, questo è il messaggio neanche troppo subliminale, per Lui tutte quante le cose che noi facciamo andranno per il verso giusto. Se non si trova tempo per Lui, con la scusa che ho tante altre cose da fare, anche le cose che devo fare avranno sempre un rendimento, un tenore, una fruttificazione molto al di sotto delle reali possibilità. Quindi dare tempo a Dio non vuol dire sottrarlo a altro, ma vuol dire ottimizzare e recuperare il tempo che si danno a tutte quante le altre cose. Quindi state attenti che è sempre una grandissima tentazione, dobbiamo stare tutti molto attenti, specialmente noi, mi ci metto dentro anch'io, perché come prete anch'io sto dentro questo vortice, che viviamo nel mondo e che abbiamo tante cose da fare. Certamente le cose da fare bisogna farle, non si possono non fare, però non bisogna mai trascurare in primis quello che si chiama l'Opus Dei. L'Opus Dei non è quello che ha fatto San José María Escrivá. San José María Escrivá l'ha chiamato Opus Dei appunto perché, ma l'opera di Dio, per antonomasia, il termine risale ai benedettini, perché l'Opus Dei è il culto che si deve dare a Dio attraverso la liturgia e la preghiera. Quindi, e oltre che un culto diretto a Lui, è anche il modo con cui noi attingiamo le sorgenti della sua grazia. Quindi, fuori di metafora, qui si parla di ricostruire il Tempio. Voi capite che il Tempio, come diceva Gesù, San Paolo, il Tempio è l'immagine del corpo di Gesù. Vi ricordate quando dite distruggete questo Tempio? Perché il Tempio è il luogo dove abita Dio. San Paolo nel Nuovo Testamento dice chi è il Tempio di Dio? Il Tempio di mura? Sì, ma soprattutto te. Il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo. Tempio che deve essere costruito, ricostruito. E deve essere ricostruito dando anzitutto a Dio il primo posto. Questo è il messaggio, vi ripeto, neanche troppo subliminale. E quando Dio chiede qualcosa, non solo che bisogna farla, ma bisogna farla con una certa solerzia, quindi veloci, senza rimandarlo, e
veloci e laboriosi. Nelle opere di Dio non ci stanno i posa piano, sapete come sono i posa, quelli che fanno una cosa e mettono una settimana, quindi veloci. Ecco. Poi i miei collaboratori devono essere no veloci, devono essere velocissimi, devono essere proprio istantanei, d'accordo? Tempo tra idea e azione un millisecondo, più o meno, tipo il ping della connessione a internet che si misura in millisecondi, no? Ecco, quindi scherzo ogni tanto. Però il concetto che bisogna essere veloci e solerti nelle opere di Dio, adesso a prescindere da questa applicazione scherzosa che il Signore mi perdonerà, che ogni tanto mi scappa, il concetto rimane, quindi bisogna essere solerti nelle cose di Dio. E poi, ecco, c'è quella che potrebbe chiamarsi una riflessione sapienziale sui cosiddetti castighi di Dio. Perché quando comincia ad andare storto qualcosa nella nostra vita, noi la prima cosa che dobbiamo dirci è: come mai che le cose vanno storte? D'accordo. Perché le cose vanno storte per due motivi. O perché il Signore ci sta correggendo, oppure perché il Signore ci sta mettendo alla prova, anzi per tre motivi, oppure perché il Signore ci chiede di soffrire per la conversione dei peccatori. Il più frequente, il più probabile, è il numero uno, non è né il numero due né il numero tre. Ma pochi uomini si chiedono, insomma, qual è il numero uno. Quindi, allora, qui c'è una bella riflessione sapienziale, 2:15-19, appunto sulle cose che vanno storte. Sempre, diciamo così, rimanendo nel tema, no? Perché qui il cuore è ricostruire il tempio. Allora. Ora, pensate da oggi e per l'avvenire, perché vi ripeto, è proprio in questo tempo e per le esortazioni del profeta Ageo che ci hanno cominciato a mettere le mani sul tempio, no? Prima che si cominciasse a porre pietra sopra pietra nel tempio del Signore, come andavano le vostre cose? Quindi, adesso cominciano a fare quello che Dio vuole. Fermi tutti. Pensiamo a come andavano le cose prima. Si andava a un mucchio da cui si attendevano 20 misure di grano e ce n'erano 10. Si andava ad attingere un tino da 50 e ce n'erano 20. Come mai io vi ho colpiti con la ruggine, il carbonchio e la grandine in tutti i lavori delle vostre mani? Sono stato io. Non chiaramente perché Dio si diverte, ah, mo adesso te faccio vedere, ma fa queste cose perché possiamo ravvederci, perché possiamo riflettere, perché possiamo capire. Ma voi non siete ritornati a me. Allora, oracolo del Signore, considerate bene oggi in poi, dal 24 del nono mese, cioè dal giorno in cui posero le fondamenta del Tempio del Signore. Allora, bene, manca ancora grano nei granai? La vite, il figo, il melograno, l'olivo non hanno dato i loro frutti? Da oggi in poi io vi benedirò. Il 24 del mese questa parola del Signore fu rivolta ancora una volta al profeta Geo, eccetera, eccetera. Quindi è fondamentale questo qui. Allora, se noi stiamo nella volontà di Dio, abbiamo inevitabilmente una vita benedetta, ma se stiamo nella volontà di Dio, quindi quando le cose non funzionano, ah, io mi devo chiedere se sto facendo la volontà di Dio, non solo se sto osservando i 10 comandamenti, perché ricostruire il Tempio non era mica una cosa dei 10 comandamenti. Ricostruire il Tempio era una cosa che Dio chiedeva in quella situazione contingente. Come ho detto oggi a questi coccodrilli che stavano radunati qua, ecco, i 10 comandamenti sono il minimo sindacale, quindi no, non basta il minimo sindacale, sono il minimo indispensabile per non andarsene all'inferno. La volontà di Dio è molto più ampia dei 10 comandamenti. Soprattutto adesso, no? Ora che ci abbiamo noi Gesù, quindi, che ha dilatato molto la sfera, no? Ora, ci sono due modi per capire se stai facendo la volontà di Dio. Come tu stai dentro il cuore. C'è l'amore, c'è la gioia, c'è la pace. Ora mi tocca fare il Tedeum perché mi sono perso le chiavi. Per forza, ora mi tocca andare in chiesa, più le doppie, andare a fare il Tedeum. Tutti gli impicci che questo comporterà, per forza. Se no, andiamo a predica bene e razzola male.
Però si vede anche da come vanno le cose fuori di te. E guardate, io vi dico subito da prete, che si capisce benissimo, io lo capisco benissimo, quando una persona ti racconta tutte le cose che non funzionano della vita, io lo capisco benissimo, si vede benissimo. Se capite bene, alla luce di quello che abbiamo ascoltato, che già non hanno capito niente zacco di volte, il Signore dice da ora in poi vi benedirò. Quindi vuol dire che si può avere una vita benedetta o una vita, non volete chiamarla maledetta, chiamatela non benedetta. D'accordo? Quindi, se capisce subito se una persona i guai che passa, li passa perché se li sta procurando con le proprie mani. E quelli sono guai che Dio permette. Oppure, se passa dei guai, perché il Signore la sta provando, o addirittura, come capita in alcune rare anime, le anime di Dio, le anime vittime, se Dio a quella persona gli sta chiedendo di essere sua collaboratrice nella redenzione. Ma si capisce benissimo, io lo capisco benissimo. Noi che siamo poveri peccatori e comuni mortali, quindi quando le cose non funzionano, la prima cosa, prima di dire, ah, povero me, sono sfortunato, sono il giusto perseguitato, il Signore mi prova, sto passando da tanti guai, devo offrire per la conversione dei peccatori. Vabbè, si possono sempre offrire per la conversione dei peccatori, va bene. Ecco. Però la prima domanda da farsi è tutto ok? Va tutto bene? Quindi le cose stanno andando bene, mi sto sintonizzando bene, sto facendo quello che Dio vuole e vedo questo, posso riscontrare questo in interno e in esterno per come sto dentro. L'amore, la gioia e la pace ci devono stare dentro, stiamo facendo la volontà di Dio. E per come sto fuori, quindi che le cose che fuori non funzionano, non funzionano non per causa mia, ma non funzionano per cause che non dipendono da me. E quindi posso essere certo che sono, come dire, croci mandate dall'alto per la seconda o per la terza motivazione, quindi allo scopo di provarmi come Abramo o allo scopo di farmi collaboratore della redenzione come a Gesù e alla Madonna. Ecco, quindi questa è la domanda. Tenete presente, vi ripeto, che mi tengo basso, 75% dei casi la risposta è la numero 1, d'accordo? Perché come dice, diciamo, San Paolo, anche se non ci credono più che San Paolo ha scritto la lettera agli ebrei, però la lettera agli ebrei dice così, dice, ah, state sempre a lamentare quando vi arrivano le tribolazioni, è per la vostra correzione che voi soffrite, perché Dio che vi tratta come figli, vi suona per correggervi, così come un genitore suona, se gli vuole veramente bene, un figlio che si sta traviando. Certamente la suonata non è esperienza gradevole, ma viene data perché produca frutti di vita e di salvezza, purché uno. Il problema è che i poveri preti come il sottoscritto, tante volte succede, ma guarda che è proprio quanto capisco il santo curato d'Ars. Più tempo, non perché sono male cose che diceva lui, dice un prete, un parroco, la persona più sfortunata del mondo, primo perché sta a sentire peccati in confessionale in continuazione, quindi se si carica tutta la caterva, e poi perché vede queste cose qua, perché ci sono figli e figlie di Dio che ha voglia, il Padre Eterno gliene manda una, gliene manda due, gliene manda tre, gliene manda, io dico, pure un tonto si accorgerebbe di alcune questioni. Niente, avanti tutta. Madre Santissima. Per cui io quando il Venerdì Santo ho sta croce in mano e sento, popolo mio, che male ti ho fatto, che altro mi devo inventare, a me mi passano in rassegna i trailers. Avete visto i trailers dei film, no? Comincia. Trailer X, trailer Y, trailer Z, cioè il trailer ti fa vedere le scene fondamentali, no? Trailer X, e io dico, Madre Santissima, dico, quanto c'è ragione, signore mio, che altro ci inventiamo qua? Ecco, ragazzi, io concludo perché molti giorni sto facendo le predicazioni monotematiche, ripetendo le cose che ho detto in questi giorni. Gesù ha detto quando è venuto nel mondo. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Ma pure riscritto da qualcuno su Facebook, mi ha detto, o una mail, non mi ricordo. Fortuna che ha detto che era buona volontà. Perché non ha detto pace in terra agli uomini umili, non ha detto pace in terra agli uomini pieni di carità,
Non ha detto pace in terra agli uomini perfetti, non ha detto pace in terra, ha detto pace in terra agli uomini che hanno la volontà buona. Perché se la volontà non è buona, è la fine. La volontà buona vuol dire che fa queste cose qui, che è aperta al bene, che se Dio dice una cosa apre le orecchie, che è flessibile, che è malleabile, che non si impunta, che non si incancrenisce, che non si insuperbisce. Che non diventa caparbia, testona, va via, avanti tutta, pure se mi crolla il mondo addosso, ancora, continuo, sempre così. Perché se uno si mette così, tra l'altro questo è un peccato contro lo Spirito Santo, perché l'ostinazione, cioè, io per grazia dell'Altissimo mi sembra, che l'unica salvezza che ci ho avuto fino ad oggi è stata questa. Nel senso che non ho combinati di errori qua, cioè non ce lo posso fare, posso scrivere un libro. Ecco. Però, siccome quel Padre Eterno ti manda le possibilità per capirli, tu a un certo punto devi dire fermi. Ah, cioè, fermi. Devi dire per forza fermi. Però poi non basta che dici fermi, devi dire fermi. Se oggi era A, da domani è B. Perché qualcuno ci arriva pure a dire forse mi dovrei fermare. E non basta forse mi dovrei fermare, te devi fermare proprio. Te devi fermare, cambi marcia e cambi direzione. Perché se questo non c'è, non ci sta niente da fare. Non ci sta niente da fare. Veramente non ci sta niente da fare. E come ho accennato prima, questa cosa è realmente, cioè, guardate che nell'ultimo anno io sto pensando a queste cose qui. Se uno ci pensa è una cosa pazzesca. Però l'onnipotenza di Dio, perché Dio è onnipotente, però quando tratta con le creature libere e ragionevoli, come dire, si adegua, entra dentro questa lunghezza. È chiaro che lui potrebbe forzare tutti quanti, lui potrebbe anche impedire che il demonio fosse il demonio, ma non lo fa. Se non lo fa vuol dire che questa cosa reale, cioè delle creature intelligenti, lui la prende sul serio, fino alle estreme conseguenze. E ripeto, potrebbe non farlo, lui potrebbe obbligarci a tutti quanti, potrebbe, come dire, indirizzarci come burattini, come soldatini, a fare solo quello che lui vuole, a fare soltanto le cose buone, ma non lo fa. Quindi, ci sono dei perché, delle motivazioni a questo non lo fa, no? Le ultime motivazioni le capiremo soltanto dall'altra parte. Ecco, però chiediamo al Signore che ci doni questa grande sapienza, ecco, per discernere davvero, ecco, sapienzialmente i suoi voleri e anche le motivazioni di tante cose che magari nella nostra vita non funzionano, che non ci salti mai in mente di dare la colpa al Padre Eterno, ecco, ma che possiamo avere sempre gli occhi illuminati e discernere circa le motivazioni reali. Bene, penso che possiamo per oggi fermarci. Penso che con la prossima volta dovremmo concludere perché ci mancano soltanto i profeti Zaccaria e Malachia. Malachia è molto breve, Zaccaria è un po' più lungo, forse faremo una lezione un po' più lunga tra un paio di settimane. Vediamo se martedì o mercoledì perché comincia il corso prematrimoniale. E così archiviamo i profeti. Così, da quando sto qui, abbiamo letto tutta la Bibbia. Quindi se mi dovessero mandare via, dico, missione compiuta, è stata data la possibilità di avere accesso a tutta la Bibbia dal primo all'ultimo libro. Quindi mi abbiamo dato una scorsa rapida. Sono 8 anni che stiamo qua, quindi. Ecco, quindi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, oh Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.